alla Juventus per cercare di sfatare un tabù rovinoso che purtroppo dura dall'inizio del 2023, quindi ancora non ha vinto davanti al suo pubblico quest'anno. Sì, dobbiamo pensare a vincere, dobbiamo pensare a fare punti, dobbiamo pensare a far bene, a vedere la crescita della squadra, che per noi è quello che conta di più in questo momento, però non dimenticare mai che questo è un giochino, come dico sempre, che si gioca per punti, si gioca per vincere. Quindi per noi sarà sempre la cosa più importante quella di vincere, poi trovare il modo giusto per farlo, la crescita giusta per farlo è importante. Sull'avversario? Avversario sicuramente una squadra fisica, una squadra tecnica, una squadra con talenti, una squadra giovane. È tutto da scoprire quando trovi questa squadra qui, perché questi ragazzi che hanno, diciamo, tutte le carte in regole per diventare dei campioni, possono trovare la giornata dove veramente fanno la differenza contro tutti, contro qualunque, o magari la giornata che sono un po' in difficoltà perché la mancanza di esperienza li può giocare contro, però nessuno può mettere in discussione che è una squadra che ha dei talenti e questo è agli occhi di tutti. Mister, diceva prima vincere e la prestazione, i punti e la prestazione, in questo momento è più importante fare i punti o fare la prestazione? Perché è chiaro che il progresso dal punto di vista delle prestazioni sono fondamentali, però i punti ancora un po' davvero dopo due giornate, come l'estero di fiducia per continuare a lavorare, sono fondamentali forse. Allora, rispondo, cerco di essere il più onesto possibile. Sarei preoccupato se arrivassero dei punti senza la prestazione, perché ancora è troppo presto, siamo all'inizio. Però come ti dico questo, ti dico che un vecchio allenatore in Argentina diceva i ragazzi sentivano che io ero il più bravo, che gli davo dei consigli, che la squadra, nel momento che abbiamo iniziato a perdere, magari viene a mancare quella fiducia, ma non solo dei ragazzi, della stampa, dal pubblico. Quindi oggi non ti so dire che cosa è più importante di tutte e due. Per noi allenatori è sempre importante la prestazione, perché ti permette di costruire un qualcosa per il futuro. Oggi diventa fondamentale anche iniziare a fare punti in queste giornate, fondamentale. Mister, buongiorno. Domani conferma il modulo visto a Sassari? No. Il modulo a Sassari cambiava perché è vero che era un 5-3-2, un 3-5-2, come lo volete chiamare. Noi alzavamo un centrocampista praticamente a pressare il terzo difensore loro e diventava un 3-4-3, poi diventava a tratti un 3-5-2. Credo di averlo detto più volte. Quello che gli chiediamo ai giocatori è un 5-3-2, è un 3-4-3, è un 3-5-2, cambia, e quindi il modulo è confermato a metà e per certi momenti della gara, non sempre. Facendo un passo indietro, come sei arrivato a questa decisione, come avevi detto, sempre all'interno del gioco, sempre stato difeso a 4, qui in avanti, se sarebbe visto la scuola delle situazioni, ecco, perché hai deciso di cambiare in base all'avversario, per gli infortuni, le assenze? No, per gli infortuni, se no che a noi il mercato ci ha consegnato una squadra fatta dai giocatori forti, però con determinate caratteristiche. E credo che, l'ho sempre pensato, che i giocatori vengono prima degli allenatori, che vengono prima di tutto, le caratteristiche dei giocatori vengono prima di tutto, dei moduli. E quindi noi in questo momento, secondo me, è un mio pensiero, abbiamo una squadra che potrebbe rendere di più e rende di più giocando in una determinata maniera. E il mio compito è quello di far rendere i giocatori il meglio possibile e non mi posso fissare con un modulo, l'ho detto, credevo in un modulo determinato all'inizio della stagione con giocatori di caratteristiche completamente diverse,
la fine del mercato ha detto un'altra cosa, e secondo me la cosa più intelligente è quella di cercare di mettere i giocatori nella migliore condizione per far bene. A questo punto mi viene da chiedere che cosa è andato storto nel mercato, considerando che la difesa 4 doveva essere il punto di partenza, no? Non so se è proprio andato storto. Noi contavamo dei giocatori in rosa che a un certo momento abbiamo dovuto prescindere per diversi motivi. Quando vai sul mercato, soprattutto all'ultima parte, magari in quel ruolo lì, con quelle caratteristiche, non trovi un giocatore così forte e lo trovi in un altro ruolo con altre caratteristiche. Quindi io credo che, come ho detto prima, sarei un bugiardo se dicesse che non sono arrivati qui dei giocatori di categoria, competitivi e forti. No, non è così, anzi, noi abbiamo una rosa che è competitiva. È normale che è stata creata, e uno deve fare le necessità virtù, perché non tutti i giocatori che sono andati via con quelle caratteristiche sono stati rimpiazzati con altri giocatori delle stesse caratteristiche. Tanti giocatori giovani promettenti, no? Come la Juventus, un po' meno promettenti sulla carta, e che cosa hanno bisogno in questo momento? Di partire piano per trovare fiducia, non essere buttati dentro troppo per esigenza, cosa che è capitata per gli infortuni, per tutto il resto. A che punto sono i giovani che avete? Allora, proprio su questa domanda credo di non essere quello giusto, perché ritengo che il giocatore forte va fatto giocare. Non credo molto proprio a bruciare un giocatore. Se il giocatore è pronto va fatto giocare. E a volte qualche ragazzo, quello che dobbiamo essere pazienti noi è a capire e a supportare questi ragazzi il giorno che non faranno la grandissima prestazione. È lì la differenza. Ma i ragazzi che dimostrano qualcosa prima o poi vanno buttati dentro, fatti giocare, supportati, che questo non toglie che magari un giocatore che è giovane, che ha fatto bene, per qualche partita non gioca e poi può anche rigiocare. Loro hanno bisogno sicuramente di giocare, hanno bisogno di pazienza e hanno bisogno soprattutto dell'intelligenza del suo allenatore, delle persone che stanno con me, di sapere che non sempre potranno giocare da 8, da 9, se vogliamo dare. A volte ci sarà la prestazione un po' sottotono, e ce l'hanno anche i grandi, non solo i giovani. Quindi se noi individuiamo che un giocatore ha delle caratteristiche, soprattutto delle potenzialità per giocare, va fatto giocare. Chi mancherà? Mancheranno diversi, Ubaldi ancora per squalifica, mancherà Cernigoi, perché non ha recuperato ancora l'infortunio muscolare, e mancherà sicuramente Del Carro, Andrea, che sappiamo tutti che ci avrà un lungo periodo, e mancheranno altri che ancora devono recuperare, Lombardi che si sta allenando con la squadra piano piano, facendo un piccolo inserimento, ma non è ancora pronto, e quindi il giorno che ci saremo tutti, sicuramente per me sarà un bel problema. Visto che stiamo parlando dei giocatori pronti, anche se questo non è un handicap, Marchesi è pronto per giocare dall'inizio? Marchesi non ha 90 minuti, quindi devo decidere ancora se farle fare la prima frazione di gara o la seconda. Federico è arrivato qui che ci aveva messo tutto se stesso allenandosi praticamente da solo, ma sappiamo tutti quanti che giocare a calcio e allenarsi da solo è uno sport completamente diverso. Tu ce la puoi mettere tutta, ma nel momento che non hai il contrasto, che non hai le movenze da giocatore, poi quando ti inserisci con la squadra queste cose le paghi. Quindi ora dobbiamo avere pazienza, però che non abbia 90 minuti non vuol dire che non possa partire dall'inizio. Con quanti under giocherai? Con quanti under giocherai? Sicuramente non meno di 3. Sì, non meno di 3, di sicuro. Anche perché, come dicevo prima, abbiamo dei ragazzi, è una squadra composta da ragazzi giovani. Parlavamo l'altro giorno, dopo praticamente la conferenza,
Questo degli under, secondo me, a volte viene interpretato male, perché per me un giocatore che ha fatto già qualche presenza, per me un giocatore che sa giocare a pallone, per me un giocatore che ha la personalità, cioè un under o non un under, rigiro la domanda, il 2000 con rispetto al 2001 è un under e non è un under? Qua parliamo di giocatori pronti e dei meno pronti, sì, posso capire un giocatore che deve esordire del 2005, del 2004, qui possiamo parlare di un giocatore giovane che magari ha bisogno un po' più di tempo, ma degli under è relativo, possiamo giocare con 4, con 5, con 3, con 7, bisogna cercare di mettere dentro i ragazzi che hanno veramente delle qualità e che sono pronti a giocare. Ma cosa ti chiedo, quanti voli nuovi ci saranno rispetto a Sassari? In i primi 45 minuti credo che un paio, devo ancora decidere. Grazie ragazzi, grazie a tutti.